Venerdì avevamo provato a chiamarlo, purtroppo era impegnato, e allora ci ha detto: ma sì, sentiamoci lunedì. Siamo in collegamento, quindi restiamo nella mia Riccione con Rodolfo Albicocco, presidente dell'Associazione Albergatori. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. E buon lunedì, speriamo sia una buona settimana, una settimana insomma che piano piano ci sta conducendo ad un periodo particolare, probabilmente ci auguriamo anche particolarmente positivo per chi fa attività turistica, la Pasqua, i ponti. Presidente, come la vede questa partenza di primavera? Dunque, ancora è difficile fare una valutazione complessiva, però mi sembra che le cose stiano andando bene. Insomma, se il tempo ci aiuta, se non cominciamo con un po' di terrorismo meteorologico, direi che le previsioni sono buone. Ecco, ci aspettiamo un ottimo afflusso di turisti. E diciamo che qualcuno già sta lavorando in questo senso, perché vedo delle previsioni allarmistiche per Pasqua e Pasquetta che sappiamo non possono essere attendibili. Questo è un altro problema di queste previsioni, di questi siti che in qualche maniera azzardano previsioni a lungo termine che tutti dicono gli esperti non possono essere fatte. Io spero che ci sia anche la possibilità a livello nazionale di fare una legge che regoli anche e che in qualche maniera dia una sistemazione e un ordine ai siti che fanno previsioni meteorologiche. Non è giusto che chi vuole in qualsiasi momento metta fuori il suo sito di previsioni meteorologiche. Bisognerebbe avere una certa preparazione, noi spesso lo diciamo. Presidente, tra l'altro venerdì hanno presentato a Riccione anche una serie di appuntamenti legati allo sport, circa 50 eventi, 80.000 presenze. Siete fiduciosi rispetto a questo periodo, così anche dal punto di vista sportivo? C'è quindi una città che punta anche sullo sport, e questo chiaramente porta anche un indotto importante. Lo sport per Riccione è un elemento veramente importante, ci stiamo investendo molto, l'amministrazione ci investe molto, ci sono anche gruppi di albergatori che in qualche maniera si stanno specializzando e si sono specializzati su questa cosa. Riccione è una città che anche per la dotazione degli impianti ha una vocazione sportiva veramente grossa, insomma. Quindi gli eventi che sono stati segnalati, che sono eventi importanti e che sono veramente tanti, speriamo che aiutino anche a trainare un'immagine di Riccione come città del benessere, come città della vita all'aria aperta, come città del relax, e come, diciamo, che possa essere esteso il concetto di sport non solo all'attività agonistica, ma proprio alla vita quotidiana. Questo è uno degli elementi, secondo me, che è importante anche nella costruzione poi della comunicazione della nostra città. Visto che la Pasqua arriva così tardi, possiamo dire, presidente, che sarete tutti aperti tra una settimana e mezzo, dopo. Praticamente. Io direi di sì, dopo il tutti, come dire, è sempre relativo. Esatto, è sempre relativo, però direi che se diciamo tutti, diciamo una cosa molto vicina al vero. Bene, fin qui le cose positive. Abbiamo parlato di eventi che arrivano, poi c'è una discussione a Riccione intavolata da un po' di settimane su alcuni eventi che invece stanno partendo oppure annunciano l'ultima edizione riccionese, dall'hip hop, poi si parla del bridge, insomma sono tanti almeno, ce ne sono alcuni di importanti, c'è anche un po' di preoccupazione. Gli eventi a Riccione, come abbiamo detto, sono tantissimi. Riccione negli ultimi anni ha messo insieme una catena di appuntamenti e di eventi che sono veramente tanti, quindi delle volte è anche difficile incastrarli. È chiaro che l'obiettivo è quello di mantenere vivi su Riccione il maggior numero di eventi possibili. Poi qualche volta a me dispiace l'annuncio di Tricomi di lasciare Riccione. Io spero che ci ripensi, spero che ci siano ancora dei margini per fare in modo che queste manifestazioni rimangano a Riccione, perché davvero noi ci teniamo che si possa fare tutto. Però mi sembra che il botte e risposta a distanza tra Tricomi e l'amministrazione non vada proprio in questo senso. Non va proprio in questo senso, però voglio dire, la speranza è l'ultima a morire. Io spero che in qualche maniera tutti cerchino di fare il massimo per mantenere a Riccione queste manifestazioni.
se poi tecnicamente, se per motivi vari questo non è possibile, io non sono un esperto di amministrazione e quindi non sono in grado di dirlo, però non posso che fare un invito a tutte le parti in causa, da una parte l'amministrazione, dalla parte Tricomi, di darsi da fare al massimo per fare in modo che gli eventi rimangano a Riccione. Io più di tanto non posso dire. Beh, chiaro, lei fa le sue considerazioni, io, ma assolutamente. Come responsabile di una categoria che in qualche maniera trae un beneficio da queste, non in qualche maniera, trae un beneficio da queste, da tutte le manifestazioni e da ogni evento, non posso che sperare che tutto si possa fare. Poi, invece una nota positiva, prego Presidente, mi scusi. No, ho detto come abbiamo prima, tutto è un concetto anche relativo da un certo punto di vista. Un'altra notizia che è proprio arrivata in questi giorni è quella relativa ai dati invece del congressuale, il paracongressi, anche qui poi si è aperto il solito dibattito, no? Sì, su chi l'ha voluto quel paracongressi, chi poi non lo voleva, poi adesso, insomma, vabbè, queste sono polemiche politiche, ci stanno tutte. C'è da dire che i risultati, insomma, sono importanti. Voi lo sentite, Presidente, questa forza che arriva dal congressuale? Cioè, ve ne state rendendo conto che effettivamente può essere un valore aggiunto interessante, soprattutto per certi periodi dell'anno? Certo, lo abbiamo sempre detto, lo abbiamo sempre sostenuto. Il Palazzo dei Congressi ultimamente ha avuto un incremento nell'attività veramente notevole. Noi speriamo che questa cosa vada avanti nella ricerca di manifestazioni sempre più anche remunerative, sempre più qualificanti per la nostra regione, ma comunque direi che i risultati che sono stati presentati sono veramente ottimi e nella città si comincia davvero a vedere la presenza dei congressisti. Eh beh, che non sono anche quello male, dal punto di vista anche delle economie di scala, come si suol dire. Esatto, fra l'altro ultimamente sono state fatte anche delle manifestazioni legate a dei momenti formativi, a formatori che fanno questo tipo di attività e di corsi, che sono state anche lunghe, quindi anche con soggiorni alberghieri che normalmente nei convegni non si hanno, che sono sempre uno o due giorni, questa volta anche 3-4 giorni ultimamente, soprattutto nel mese di marzo. Quindi direi che sono degli elementi anche questi positivi. Cioè, non è solo proprio il mordi e fuggi di una notte passata in albergo a Riccione, ma qualche cosa di più. Presidente, vuole approfittare dei nostri microfoni per lanciare un appello su qualche cosa che le sta, così, che su cui riflette anche con i suoi associati in questo periodo? Che cosa... Allora, io l'appello che voglio lanciare è quello di continuare sulla strada che come associazione albergatori, come Federa Alberghi Riccione, abbiamo intrapreso, della formazione e della qualità, perché l'unico modo per uscire dall'impasse della concorrenza è fare qualità, e questo parte anche dalla formazione sia di noi come imprenditori sia dei nostri dipendenti. Questa è la cosa che secondo me oggi mi sento di dire, soprattutto anche laddove sappiamo che ci sono dei problemi, delle volte anche di prezzi di vendita che non sono proprio il massimo, non garantiscono proprio il massimo della remunerabilità alle nostre